Ranieri nel finale risponde a Massa al flacco di Pescara, termina 1-1 tra il Delfino Curi e San Buceto, con i padroni di casa che avvicinano sensibilmente la salvezza. San Buceto ancora in piena lotta. Venendo al match, Bonati torna in panchina ma deve fare a meno dello squalificato Gobbo, ritrova Giannini in difesa mentre Di Stefano completa il tridente con Falco e Di Gioacchino alle spalle di Massa. Ronci senza Pellecchia rinuncia anche a Micciche con Bruni, Ranieri, Palumbo davanti. Per vedere la prima occasione bisogna aspettare precisamente 23 minuti, Ranieri si smarca dal limite, tiro che viene deviato in corner. Al 29esimo slalom di Tankulic che fa tutto bene saltando diversi avversari, poi il destro facile per Dedeo che para a terra. Subito dopo ancora Ranieri si smarca in area, provvidenziale come un gol l'intervento di Giannini che si immola al momento del tiro. Al 35esimo ancora San Buceto, traversone dalla sinistra con Bruni che da ottima posizione spara alle stelle. La grande occasione nel finale di tempo per il Delfino Curi, Massa apre per Falco, tiro con la traversa a dir di no al numero 22. Con le immagini di Simone Luciani nella ripresa, al quarto ci prova Marfisi, risponde attento Calore, poi la volta di Bruni che dal limite non trova la porta. Al minuto 23 della ripresa calcio d'angolo dalla destra preciso con Massa che impatta in gioco aereo, batte Dedeo per l'1-0 del Delfino Curi. Il San Buceto non riesce ad incidere, Falco al 73esimo non trova la porta, mentre qualche minuto più tardi contatto tra un difensore pescarese e Micciche. I viola richiedono un penalty impassibile, Arnese di Teramo. Delfino che rimane in 10 per l'espulsione con doppia munizione combinata a Tankulic, si accende Micciche con due tiri che prima non trova il montante, poi vede la schiena di un difensore pescarese a dir di no. All'ultimo istante grande azione di Ranieri che converge da destra verso il centro, tiro con il mancino a trovare l'angolo giusto ed è 1-1. Dopo 6 minuti di recupero termina dunque così, pareggio giusto tra due formazioni agguerrite. Il Delfino Curi Pescara, San Buceto 1-1. È assolutamente un pareggio amaro perché i gol si possono fare in qualunque momento della partita e il San Buceto comunque stava spingendo da tanto, per cui un pareggio alla fine è un risultato anche giusto perché ci sono state poche occasioni da gol e le squadre sono state brave e attente a essere intelligenti col caldo, col vento, con la classifica, e quindi ecco, è chiaro, siamo andati in vantaggio noi e mancava poco alla fine, però amaro proprio no. Una squadra come la nostra che fa 45 punti in un campionato, dire amaro vuol dire essere di una presunzione che non ci appartiene. No, dobbiamo fare un punto domenica con l'Alba Adriatica e poi siamo salvi, assolutamente no, e quindi mai, non voglio mai sentire questa cosa, non l'ho voluta mai sentire prima e non la voglio sentire adesso. E poi comunque mancano due partite e noi abbiamo l'obbligo di fare il massimo perché sono tutti ragazzi che come avete visto non mollano un centimetro in tutto il campo, e quindi assolutamente le ultime due partite vanno fatte non bene e benissimo, bisogna certificare la salvezza e bisogna arrivare il più in alto possibile. Ringraziare il presidente che non fa tante vacanze nella sua vita perché è sempre in prima linea al lavoro e doveva partire oggi e ha deciso di ritardare di un giorno la partenza per stare vicino a noi, vicino alla squadra, e quindi poi quando sarà a fine campionato dedicheremo le giuste parole e il giusto merito a questo presidente che sono anni che porta avanti questa bella realtà. Che li avremo strameritati per quello che abbiamo fatto durante l'arco dei 90 minuti. Peccato perché abbiamo fatto una grande indecisione sul gol loro, troppo leggeri in area di rigore, bisogna essere molto più cattivi. Avevamo avuto delle occasioni nel primo tempo, siamo andati sotto, non era semplice, abbiamo sbilanciato parecchio la squadra, abbiamo avuto non so quante occasioni, ogni tiro in porta rimballato sempre da qualcuno sulla linea di porta, meritavamo il pareggio. E poi c'era un rigore clamoroso, io non ti voglio dire nulla dell'arbitro, ma questo, io con noi con questo siamo veramente sfortunati, questo è quello che ci hanno dato il gol regolare con l'acqua e sapone in casa, avevamo due punti in più e due punti in più in questo periodo qua fanno molto comodi. Non ci dà quel rigore, mancava un quarto d'ora alla fine. Sinceramente oggi ho temuto la beffa, poi la squadra però ha dimostrato avere un cuore incredibile, è riuscita a pareggiare meritatamente, e ripeto, i punti avremmo strameritato più noi che loro, però va bene così perché questo è un campo molto difficile. Oggi ha fatto molto caldo, c'era vento e le partite sono tiratissime, quasi ci si gioca una stagione, tutte le società si giocano una stagione. Sì, la classifica è sempre quella e quindi bisogna fare punti ogni settimana. Domenica ci aspetta una partita difficilissima, uno scontro diretto
che potrebbe decidere le sorti di una delle due squadre. So del valore di quella squadra perché li conosco molto bene, è una squadra organizzata che gioca a calcio. Poi Daniele Di Camillo, oltre ad essere un grandissimo calciatore ancora oggi, secondo me è un allenatore molto bravo che farà molta strada, quindi ci aspetta una partita complicata, tosta, ma dobbiamo prepararci bene, ma abbiamo tanto cuore, tanto carattere, con questo spirito possiamo fare il risultato, per noi è importante fare il risultato domenica a tutti i costi e poi vediamo l'ultima in casa.